Ciao e bentornati sul canale. Allora, appena finita la partita Brescia-Inter, vince l'Inter 2-1. Oggi la vince Lukaku questa partita, ha fatto un gol strepitoso nel momento migliore del Brescia, ha praticamente deciso la partita. Oggi Lukaku ha giustificato il suo ingaggio. Oggi Lukaku trascina l'Inter alla vittoria. Una vittoria sofferta nel finale, a maggior ragione dopo l'uscita di Lukaku anche. Lukaku era stremato, ha praticamente trascinato la squadra oggi. Per il resto ha sofferto maledettamente un Brescia. Sì, arrembante, ha avuto delle occasioni, cioè Balotelli si è fatto notare più per le proteste che altro, sinceramente, si è mangiato un gol davanti alla porta, incredibile, Balotelli. Per il resto, l'Inter ha sofferto, e tanto, contro una squadra che non sa crossare, non hanno azzeccato un cross, uno. In tutta la partita, cioè praticamente tutto il secondo tempo si è giocato praticamente gol di Lukaku a parte, si è giocato a una porta sola. Il Brescia praticamente non recupera perché non sa crossare. A parte che in avanti mi è apparsa una squadra molto imprecisa. Cioè, il migliore del Brescia è stato senza dubbio Tonali nel secondo tempo specialmente. Ma in attacco questa squadra ha palesato delle serie lacune tecniche, questa squadra qui. Comunque si è impegnata, ha avuto delle occasioni, avrebbe meritato il pareggio, avrebbe meritato. Però io come dissi sabato in occasione del video di Lecce-Juventus, l'Inter praticamente recupera i 2 punti che ha perso con il Parma domenica scorsa, quindi che nel secondo tempo domenica scorsa l'Inter meritava di vincere, oggi non meritava nel modo più assoluto e si è ripreso i 2 punti indietro. Una squadra che è più concreta, più cazzuta, anche se ho visto un leggero calo fisico, leggero calo fisico un po' in tutti i reparti, cioè oggi il migliore in difesa è stato De Vrij, di gran lunga De Vrij, che Skriniar un po' impreciso, Godin, mamma mia, è riconoscibile. A centrocampo Brozovic è calato la distanza, poi Barella ha fatto il suo compitino, anche Lautaro piuttosto spento, cioè non più che spento, no, come altre volte, sì, ha fatto gol ma su autorete. Il suo momento, ha segnato su autorete. Oggi il giocatore decisivo per l'Inter si chiama Romelu Lukaku. Come l'ho criticato nelle scorse partite, oggi c'è da elogiarlo perché è stato decisivo. Stato decisivo. Poi per quanto riguarda il gioco, si è visto a sprazzi un buon inizio di partita, una buona prima mezz'ora da parte dell'Inter fino al gol. Poi è salito il Brescia e diciamo che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio, come sabato sarebbe stata più giusta la vittoria dell'Inter anziché il pareggio, quindi stiamo sempre lì. Inter che vince grazie al suo investimento più consistente, Brescia che Tonali a parte e forse un po' la difesa, oddio, la difesa sui 2 gol completamente incolpevole. Il primo motore, il secondo è una prodezza di Lukaku, quindi nulla da rimproverare. E l'attacco che ha palesato grosse lacune. Balotelli, come ho detto, si è fatto notare più per le proteste che per altro. Donnarumma non pervenuto. Matri ha avuto quella mezza occasione alla fine, e per il resto. Per il resto, l'Inter porta a casa questa vittoria che lo proietta momentaneamente al primo posto in attesa della gara della Juventus domani. Cioè, francamente, c'è poco altro da dire.
Se non che l'Inter pare in leggero calo fisico, pare in calo fisico l'Inter. L'Inter ha avuto un avvio fotocopia, sta avendo un avvio fotocopia a quello di 2 anni fa. Ora, fra novembre e dicembre, si vedrà il vero valore dell'Inter, perché se per questo Spalletti aveva fatto un avvio molto simile, Spalletti a inizio dicembre 2 anni fa era primo in classifica, poi c'è stato il calo. Adesso vedremo cosa farà l'Inter di Conte, fermo restando che l'Inter dovrà affrontare ancora squadre come Roma, Napoli, Atalanta, Torino, partite insidiose. E qui si parla la nobiltà interista. Un'Inter molto cinica oggi, ma in calo fisico, ma in calo fisico. Oggi questo calo fisico è stato compensato dalla prodezza di Lukaku. Domani chissà. Lukaku che ha pur fatto 7 gol. Onore a lui. Ma non mi sembra che abbia fatto meglio di Icardi gli anni precedenti, eh. Io ho la mia teoria. Oggi Lukaku, senza dubbio il migliore dell'Inter, ha deciso la partita. E bisogna ammetterlo. Ora bisogna vedere se questo trend, se questa prestazione è l'inizio di un qualcosa. Perché questi sono gol che ti sbloccano dal punto di vista psicologico. Dall'altro ho visto anche un Lukaku più trascinatore oggi. Quindi secondo me dovrebbe man mano prendersi in mano la squadra. Ora vediamo se questo giocatore è il trascinatore che l'Inter si aspettava. Certo, non stiamo parlando di Ibrahimovic, non stiamo parlando di Milito, ma stiamo parlando di un buon giocatore. Di un buon giocatore, di un ottimo giocatore, un ottimo finalizzatore. Che in coppia con Lautaro Martinez forma veramente un tandem molto forte. Oggi l'Inter la salva Lukaku. Il Brescia avrebbe meritato di più. Ma con quelle lacune tecniche non fai molta strada. Perché ad oggi Balotelli ha fatto poco e niente. È vero che ha avuto 4 giornate di squalifica, però vabbè, dai, cari interisti, godetevi Lukaku, splendido gol, ottima prestazione. Penso che adesso vedrete forse il miglior Lukaku. Iscrivetevi al canale e ci vediamo per i prossimi video. Ciao!